1945. La città di Milano viene liberata e si pone convenzionalmente fine al nostro secondo conflitto mondiale ed in particolare alla parte più cruenta di alla forza di quelle donne e di quegli uomini che lottarono finanche a perdere la vita per la difesa dei valori in cui credevano. Dico ciò perché oggi nuove sfide ci attendono e nuovi pericoli minacciano i nostri valori ed è compito, in primis dei rappresentanti del popolo e delle istituzioni, tenere alta la guardia e tenere vivo il ricordo di ciò che è stato per evitare il pericolo. Di rispetto delle nostre leggi, della nostra cultura e della nostra tradizione non avranno spazio. Ecco perché sono convinto che anche questo nostro 25 aprile sia torto nel segno della nostra razza. Gli acciacchi dell'età e le condizioni climatiche avverse, ha ininterrottamente e caparbiamente voluto prendere parte al fianco del sindaco alle celebrazioni delle ricorrenze civili. Anche se quest'oggi siamo rimasti orfani delle parole di testimonianza del rimpianto cavalier Turati, che da marinaio obbediente si è imbarcato per l'ultimo viaggio, sono però certo di averlo avuto ancora al mio fianco questa cerimonia. A lui, in questo 25 aprile, voglio esprimere il ringraziamento della sua oggiolo per essere stato per lungo tempo l'alfiere della memoria di quegli avvenimenti. Grazie.